Il Senato blocca più di 2 miliardi di euro stanziati dal governo Gentiloni per il piano periferia, rinviandoli al 2020. Nonostante si tratti di interventi con convenzioni già scritte e contratti già in essere, opere insomma che stanno per ripartire. Ne sa qualcosa Avellino, che con i suoi 18 milioni di euro già assegnati per 6 progetti, classificatasi infatti al secondo posto nella graduatoria nazionale dopo Bari e prima di Firenze, se l'è cavata solo per un soffio. Ma Avellino a parte, il rischio resta comunque per le altre province come Salerno e Benevento ad esempio. Un disastro legato all'approssimazione, ha affermato il presidente dell'ANCI Campania Domenico Tuccillo, oltre al fatto che il governo 5 Stelle ha disatteso le promesse della campagna elettorale incentrata sulla riqualificazione delle periferie. Quello che è accaduto è molto grave, molto molto grave, perché anche diciamo nella discussione politica generale che si è svolta nella campagna elettorale, prima, durante e dopo, il tema delle periferie, dello Stato in cui si trovano le periferie, della necessità di riqualificare le periferie, è stato posto sempre da tutti con grande forza. E quindi il fatto che adesso, rispetto a degli impegni che erano stati assunti, che noi come ANCI Campania avevamo considerato a suo tempo addirittura insufficienti, queste risorse vengono invece spostate al 2020 è un danno enorme rispetto ai comuni che avevano già avviato diciamo convenzioni, contratti per poter avviare opere di riqualificazione sul proprio territorio. Mette in discussione tutto ciò che era stato già programmato perché appunto si desse corso 2018-2019 a questi interventi, e che invece adesso vedono diciamo azzerata questa possibilità. In prima fila lo stesso presidente di ANCI Nazionale, il presidente De Caro, che ha sollevato la questione a tutti i livelli e metteremo sicuramente, diciamo, sarà ANCI Nazionale con il nostro supporto a studiare tutte le azioni da mettere in campo. Certo, è anche oltre che essere un fatto politicamente grave, è un fatto che dimostra anche dal punto di vista diciamo del modo di concepire l'amministrazione, è un'approssimazione, direi quasi un dilettantismo che fa paura, perché quando ci sono diciamo stanziamenti già fatti e attività amministrative che già si stanno svolgendo in tal senso, nel senso di programmare, di fare convenzioni, di avviare contratti eventualmente, mi pare che questo governo, rispetto a questi aspetti appunto amministrativi, come si sta vedendo pure per la questione della TAV, abbia un approccio abbastanza disinvolto, diciamo così. E questo è un fatto che preoccupa, perché quando si assumono impegni sul piano giuridico, oltre che sul piano politico, questi impegni devono essere rispettati.